Presidio presso la prefettura di Salerno dei vigili del fuoco per uno sciopero indetto proprio dai caschi rossi. Carenza di personale, organizzazione precaria del lavoro, manutenzione delle sedi, formazione e addestramento degli operatori sono i temi principali della mobilitazione. Oggi siamo qui a presidiare davanti alla prefettura in quanto a seguito di uno stato di agitazione andato vano purtroppo, abbiamo chiesto supporto al prefetto. Siamo qui sostanzialmente per innanzitutto per tutelare i cittadini e poi anche per tutelare il carico di lavoro dei nostri colleghi. Con questo nuovo dispositivo di soccorso che ha realizzato il dirigente locale vediamo soppressa a rotazione la partenza città oppure la partenza della sede centrale. Che significa? Che a fronte di un territorio dove ci sono 250.000 abitanti, quello che prima 6.000 interventi venivano realizzati da due squadre, adesso lo effettua una sola squadra. Perché viene soppressa questa partenza a rotazione? Perché praticamente non abbiamo personale che vada a rimpiazzare il personale carente sulle altre sedi di servizio. Quindi il dirigente locale ha pensato bene di valutare il distaccamento città come seconda partenza della centrale. Questo dispositivo vanifica il lavoro che è stato effettuato negli anni. Parliamo di 30 anni di contrattazioni, decentrate e centrali, perché noi abbiamo una ridistribuzione del territorio fatta a monte dal Ministero. L'unica soluzione sarebbe assumere. Assumere però colmare questa carenza di 100 persone.